Salve a tutti, siamo a Pesaro, si sono appena conclusi i campionati italiani a squadre e il centro sportivo dei Carabinieri ha vinto questa edizione 2012. Sono in compagnia di Luigi Guido, comandante della sezione Giulio. Come commentiamo questo risultato? Beh, tanto per cominciare è un ottimo risultato. Abbiamo vinto lo scorso anno, venivamo qua come squadra da battere e abbiamo chiaramente un gruppo di ragazzi molto competitivo che ha fatto tutto un percorso di attività internazionale quest'anno e è normale che si arrivi un po' stanchi, quindi qualcuno ha pagato un po' di dazio, qualche infortunio, però comunque sia noi proprio come gruppo, come squadra ci teniamo, perché siamo un gruppo molto affiatato e quando dobbiamo fare le gare a squadre teniamo veramente a fare bella figura e se possibile a vincere. A giugno hai preso il comando della sezione giunto del gruppo sportivo dei Carabinieri, cosa è cambiato rispetto a prima? Fondamentalmente è cambiato poco, perché Marino Pecchicici è stato il mio comandante per 24 anni, ha sempre fatto un ottimo lavoro e diciamo che ho ereditato un gruppo, una struttura perfettamente funzionante. Lo scorso anno c'era... Forse il fatto di inserire un gruppo tecnico e dirigenziale un pochino più giovane magari porta a sviluppare un pochino più certi tipi di attività come attività internazionale, alcune. Abbiamo visto atleti del gruppo sportivo dei Carabinieri spesso in giro in Europa, nelle coppe d'Europa, e questa cosa ci è piaciuta molto. Sì, credo. Ma noi sapevamo in particolare quest'anno che la nazionale diciamo che si dedicava completamente alle Olimpiadi di Londra, come è giusto che sia, e chiaramente poi in un periodo di recessione i fondi finiscono, insomma non c'era spazio per un'altra attività magari dei più giovani, e allora noi come società ci siamo organizzati perché pensiamo che chiaramente questo gruppo deve essere pronto per chi sarà convocato in nazionale il prossimo anno. Cui tutto un percorso di attività, di sviluppo, di risultati anche che sono arrivati a livello internazionale per poter portare questi ragazzi a un livello competitivo per la nazionale del prossimo anno. Questo era il fine. Bene, come non commentare la medaglia olimpica di Rossano Fulciniti? La medaglia olimpica di Rossano Fulciniti è un regalo splendido che questa ragazza, che tra l'altro mi ha appena telefonato, era contentissima per la sua squadra che ha vinto, quindi è una ragazza molto legata al suo ambiente, per quello secondo me il concetto di gruppo, il gruppo che lavora insieme per ottenere i migliori risultati è un concetto che a me è molto caro e credo che sia un concetto vincente anche perché i risultati per adesso non ci sono. Li vedremo in Coppa d'Europa, in Champions League ci sono possibilità, questo dipende un po', è un impegno economico leggermente diverso dalle European Cup e dovremmo vedere il prossimo anno se con i fondi che avremo potremo farlo, però l'idea sicuramente è buona. Bene, vi facciamo un in bocca al lupo, come di consueto concludiamo le nostre interviste con il nostro motto, lo diciamo insieme: Italia, judo.